Oggi passeremo una notte nel nuovissimo, anzi rinnovatissimo Disneyland Hotel, che dopo tanti anni ha riaperto le porte, e quindi andiamocelo ad esplorare insieme. Buongiorno. E quindi benvenuti al Disneyland Hotel. Dopo anni di ristrutturazione, il 25 gennaio 2024 ha finalmente riaperto le sue porte al pubblico. È ovviamente l'hotel più vicino al parco, ma anche quello più costoso, e possiamo dividerlo in tre aree diverse: l'area centrale, l'ala ovest e l'ala est, dove abbiamo fatto il check-in e dove c'è questa magnifica hall. Questa è la hall dove abbiamo fatto il check-in ed è veramente qualcosa di incredibile. I dettagli sono assurdi, ma la cosa che spicca di più è ovviamente questo lampadario immenso fatto di cristalli di Boemia, che rappresenta evidentemente il castello della Bella Addormentata, che vi ricordo che è il castello ovviamente che c'è qui a Disneyland Paris. Bienvenue à la Princess Academy. Nous sommes Camille Albert de la troupe royale. Look at this place. It's magnificent. And our guests are magnificent as well. Of course they are. Camille, we're running late. Should we turn the page? Sure. When Cinderella arrives in front of the hotel. Appena entrati potete avere la possibilità di incontrare questi due personaggi che, diciamo, fanno un po' di animazione e presentano una delle principesse Disney, quindi non è detto che sia sempre Cenerentola, potrebbero variare e varieranno sicuramente. Noi in questo caso abbiamo trovato Cenerentola. Belle di questa hall, oltre la hall stessa ovviamente, è che è piena di dettagli, tra cui anche questi bellissimi quadri 3D che raffigurano tutti i cartoni Disney e Pixar. Ora però spostiamoci dall'ala est e andiamo verso il corridoio. E qua si entra subito nel vivo dell'hotel, si entra subito nel negozio. Ovviamente ci sono prodotti che potrete trovare solo ed esclusivamente qui, tipo le felpe e i deodoranti per ambienti. Per esempio la felpa bianca, che tra l'altro devo dire che è molto bella, costa 70 euro, che non è neanche poi così tanto se dobbiamo dire la verità, mentre la polo ufficiale del Disneyland Hotel costa 56 euro. Ah, vedi, e proseguendo dritto per questo corridoio si va al bar, ai ristoranti, perché ce ne sono due, adesso ne parleremo, alla lounge e ovviamente alla piscina, che dopo forse utilizzeremo. Questo qua dietro di me è l'ascensore che porta alle camere Castle Club, che sarebbero le camere dell'hotel dentro l'hotel. In parole povere, diciamo, le camere per i ricchi. Da qua potete accedere appunto al Castle Club, nel quale ci sono 41 camere, appunto Castle Club. Ci sono 16 suite, 3 di Frozen, 3 della Bella e la Bestia, 4 di Rapunzel, 3 della Bella Addormentata e 3 di Cenerentola. E oltre queste, se avete, diciamo, abbastanza disponibilità economica, potete anche andare nelle due uniche suite, diciamo, imperiali, mega iper di questo Disneyland Hotel: la suite principesca e la suite
reale, dove nella suite principesca gli ospiti entrano nella rivisitazione del live action della Bella e la Bestia, mentre nella suite reale si entra nel palazzo di Elsa. Ovviamente oltre a questo ci sono altri tantissimi vantaggi nel Castle Club. Per esempio avrete una lounge privata con una vista incredibile sulla Main Street e di conseguenza sul castello della Bella Addormentata, un po' più di relax e ovviamente anche un pochettino più di privacy. Tra l'altro nella lounge del Castle Club potete anche fare una colazione esclusiva con le principesse Disney. Questa invece è la hall dei ristoranti. Qui potrete trovare i 3 ristoranti che ci sono all'interno di questo hotel, che in realtà sono 2. Oh, c'è Ariel! Saluta Ariel! Comunque stavamo dicendo, qui come abbiamo visto c'è il bar che costa relativamente poco. Vedete che gli orari d'apertura vanno dalle 11 all'1. Cocktail Signature, questo qua non so cosa sia, magari leggetelo se avete voglia, comunque costa 28 euro. Se invece volessi prendere per esempio la Coca-Cola Original costa 10 euro, mentre per esempio le birre Heineken da 33 costa 12 euro. E ci sono anche altri 2 ristoranti, uno dei quali potete andarci sia colazione che pranzo che cena, e si chiama Le Royal Banquet. Penso che la colazione costi 45 euro a testa, immagino che il pranzo e la cena costa forse addirittura un pochettino di più, escluse, attenzione, le bevande. Vediamo se domani mattina riusciamo ad andarci oppure no. È un ristorante molto molto bello all'interno, perché non solo potete incontrare i personaggi Disney, diciamo Topolino, Minnie e i loro amici vestiti in modo regale, ma potete anche vedere dei quadri in cui sono raffigurate le varie famiglie reali della Disney. Oltre a quello c'è anche il ristorante, diciamo, un pochettino più costoso e sostanzioso, che a differenza di quello di prima che era buffet, questo qua invece è alla carta e si può venire solamente a cena, ed è la Table des Lumières, ovviamente ispirato alla sala da ballo della Bella e la Bestia. Ora, intanto che camminiamo in questo corridoio, che è il corridoio che effettivamente vediamo noi da fuori quando entriamo all'interno di Disneyland, noi ci passiamo sotto, vediamo che cosa offre. Qui per esempio c'è la D-Lounge, che non ho capito se è riservata solamente alle camere deluxe oppure ci possono andare tutti. Però ne parleremo dopo delle camere quando esploreremo effettivamente la nostra camera superior. Pull out di qua. Comunque è veramente incredibile, ci sa di macchina nuova. Quando entri in una macchina nuova, questo è il profumo che c'è dentro. Sì. Quando c'è stato il periodo del Covid, praticamente ha chiuso e hanno deciso di tenerlo chiuso appunto per il refurbishment. Ma non sarà l'unico questo, perché visto che refurbishmenteranno, non so se si dice così, però comunque lo faranno anche in altri hotel. Ok, quindi l'ingresso della piscina è in fondo a questo corridoio, è qua, si arriva direttamente in accappatoio, si mette il Magic Pass qua e ci si gode la piscina. Dopo sicuramente lo faremo. Tra l'altro, intanto che ci siamo, parliamo anche delle attività che possono fare i bambini all'interno di questo hotel, perché qui davanti alla piscina c'è il My Royal Kids Club, ossia un'esperienza che potete far fare ai vostri bambini, dove i cast member li coinvolgeranno in vari giochi interattivi, e tra l'altro potete anche incontrare delle principesse qua dentro. Penso che sia su prenotazione, sappiate che potete prenotare l'incontro con una principessa. Un'altra attività che potete fare è il My Royal Dream. I cast member possono truccarvi, darvi i vestiti e farvi diventare principe o principessa per un giorno. Ovviamente ci sono vari pacchetti e il prezzo varia in base al pacchetto che fate. Guarda che bello questo specchio col castello. L'ascensore, che figo. Della Bella Addormentata. C'è ovunque il castello, sì, giustamente. Sì. Ok, guardate che bello il nostro Magic Pass. 3, 2, 5, 0. Vado. 3, 2, 1. È andato. Ecco.
Wow, benvenuti quindi nella nostra stanza fiabesca. Vi ricordo che noi abbiamo prenotato all'interno della camera superior, che è diciamo la camera più base che potete prenotare qui. Oltre a questa c'è anche la camera deluxe. Teoricamente dovrebbe essere un pochettino più tematizzata di questa, e inoltre avete anche un check-in riservato, una lounge riservata e pure il concierge riservata con la deluxe. Comunque devo dire che questa è un'ottima stanza, con dei riferimenti a tantissimi classici Disney, e in ogni stanza potete trovare quadri diversi sopra i letti. Noi in questo caso abbiamo Rapunzel. Vedete che ci sono tantissime prese e sono bellissimi i simboli con cui accendere le luci. Cioè, se tu schiacci questo col sole, praticamente spegni tutto, mentre se tu schiacci quello con la notte, accendi le luci che non danno fastidio di notte, vedi? Quindi solamente queste qua sotto. Poi ovviamente ci sono le luci da lettura, tantissime prese, non sto scherzando, ci sono due USB qua, una presa qua, ce n'è un altro di là e qui sotto questo specchio incredibile ce ne sono a volontà. Qua che cosa c'è? Una cassaforte? Ah no, ti fai il caffettino e il teino, quindi qua sotto ci sarà il classico. Esatto, un baradan. Sì, ma guarda con tutto. Che servizio. Wow, guarda, bellissimo, c'è la carrozza di Cenerentola. Guarda questi, li hai visti i zuccherini? Sì, bellissimi. Belli, quasi un dispiacere. Ah, ma sono fatti a rosa i manopolini. Non è che c'è un easter egg da qualche parte? Il giochino di Gardaland da risolvere. Quante lampade ci sono. Questo è il nostro armadio, dove abbiamo il calzascarpe. Oddio, mi sento di nuovo in Giappone. Abbiamo i due asciugamani per andare in piscina. In realtà ce ne sono solo due, ma noi siamo in quattro. Qui probabilmente il sacchetto della lavanderia. E qui c'è direttamente il bagno, con il water separato. E abbiamo tutto ciò di cui hai bisogno in bagno, tra cui vediamo qua dentro che cosa c'è: e le disques de maculier, le bonnet de du, le coton tige e l'imè à ongles. Abbiamo anche il latte corporel e il savon. E ovviamente nella doccia ci sono tutti i prodotti di cui abbiamo bisogno, tra cui anche lo shampoo. Sì, e anche la presse shampoo. Stasera probabilmente lo utilizzerò. Famiglia Reverberi. Oh, questo è il welcome. Wow, questo è sempre spettacolare. C'era anche nel Marvel Hotel e mi fa sempre... Mi piace molto. E poi spegni e diventa uno specchio. Wow. Ora andiamo a mangiare al ristorante di Jack Sparrow, poi torniamo qui. Siamo tornati in camera, ci siamo impossessati della stanza. Tra l'altro con Jaser ci siamo accorti che probabilmente possiamo farci portare la tipologia di cuscino. Andiamo a sceglierne una testa. Adesso vediamo, tutti. Adesso vediamo. Prima però ciabattine, asciugamanino, si va! Cuscina. Ragazzi, pronti per usufruire? Guardate come siamo brandizzati, tranne Chris che ha deciso di... Io purtroppo no. Mi tiro indietro stavolta. Ci si bagna? No, cosa fa? Cosa faccio? No, stai calmo, aspetta. Andiamo a vedere. Non è quel gioco? No. È, non è l'altro profilo? È ancora YouTube? Sì, scusatemi. Calma. Scusate. Adesso stiamo andando in piscina, che è aperta dalle 7 alle 10 di sera. Adesso sono le 9:05, quindi noi usufruiamo di tutto il nostro soggiorno qui al Disneyland Hotel. Ma che bello! Che bella! L'avevi già visto? Sì. Io no. Ma tu sotto hai messo il costume? Ah, tu no? Eh no. Ah, ma è nudista? Ok. Entriamo? Vai. Changing room, noi non ci servono perché... Changing room? Oh, belli, ci sono... E va qua, guarda. Cos'è questo? Per... Cosa serve? Per asciugare? No. E per asciugare? Ci sono i Dyson. Porca loca. E nessuno di quei capelli. Esatto. Usiamo lo stesso. Mamma mia, come asciuga. Volendo ci sono pure gli armadietti. Pure la sauna. E porca vacca che caldo. È qua. L'ingresso, vieni presto. Sì. E vacca, no, perché sta iniziando ad esserci così freddo? È questa? È questa? Dell'armadio. Temperatura. Temperatura dell'idromassaggio 33. Temperatura dell'acqua 29. Ecco, cacchiola. Almeno l'ambiente è caldo. Guarda, prendiamo questo. Guarda.
cosa fa? Io ho paura, vai prima te che non hai freddo. No, io ho freddo. Ma questa ti massaggia i piedi? No, ma quella dell'idromassaggio è calda. Quindi questa è la piscina del Disneyland Hotel. Non è grandissima, a dir la verità. E non è neanche caldissima, se vogliamo essere sinceri. Perché, ok, 29 potrebbe sembrare calda, ma in realtà è tiepidina. Quella lì invece 33 gradi, non male. È freddina, eh? Sei entrato fino lì, eh? No, no, è che mi asciugo molto velocemente io. Ah, ok. Calda. Oh, via! Comunque dopo una giornata di parco sto già offerto questa cosa. Abbiamo fatto un po' di relax, eh? Vuoi fare la sauna? Dai, 5 minuti di sauna per buttare fuori le tossine, ma lo sai. Vai. Dove era? Facciamo un salto qua dentro. Oh, madonna, qui ci sono 800.000 gradi. Secca o bagnata? Non si vede una cippa. Eccoci. No, niente, mettiamo fuori il telefono perché qua c'è troppo caldo. Ci vediamo dopo, arrivederci. Allora, qua ti consiglio dello shampoo. Abbiamo scoperto che questo serve per asciugare il costume, però prima noi dobbiamo asciugare i capelli. Ragazzi, ricordate, è importante asciugarsi sempre bene bene i capelli, perché sennò rischi di farti male alle orecchie poi. Perfetto, abbiamo finito anche questa esperienza. Oh, c'è il fitness center. 24 ore su 24 questo? No. Bacca! Porco Giuda! Tutto Tecnogym 24 ore su 24 qua. Ci andiamo ad allenare? Domattina? Questo dici che è compreso tutte le lenti l'acqua? Sai che può essere? Comunque è abbastanza attrezzata, è panca, lì c'è un attrezzo multiuso, un'altra panca, due ciclette, questo coso qua che puoi usarlo per fare qualsiasi cosa, un po' di cardio. Hai capito? Ottimo! Queste sono le 10 di sera, ci siamo io e Jaser in accappatoio. Good night! Io Jaser in accappatoio e cast member. Ma cos'è questo? Dei dolcetti ci hanno regalato? Sì, sono tu ragazzo e ci ha portato questi torroncini alla fragola. Io me lo sono già mangiato. Vabbè, magari dopo li mangiamo. Mi sa che hanno le uova. This nut contains eggs and nuts. Ok, allora, non puoi mangiarli. Comunque siamo usciti alla sera. Sono le 11.40 e guardate, siamo davanti all'ingresso di Disneyland Paris e ci siamo solo noi. Questa è una delle figate di dormire anche in questo hotel. Wow. Cioè, non mi capiterà mai più una roba del genere. Alla fine mi sa che questa roba non la facciamo. Per questione di tempo. Sì. Ma te lo portano. Dovevamo qua ieri appena arrivati. Sì. E riandavi nel parco che devi fartelo trovare in camera. Perché esatto. Ora che te lo portano. Devo dire che è stata un'ottima notte. I letti sono super comodi. E tra l'altro abbiamo pure scoperto che all'interno del minibar è tutto gratuito. Quanto abbiamo speso per questa stanza? Fatidica domanda. In 4 per una notte, compresi gli ingressi ai due parchi col park to park, quindi che possiamo passare da un parco all'altro per 2 giorni, quindi 2 giorni, 2 parchi, una notte all'interno del Disneyland Hotel, in 4 abbiamo pagato 1478 euro. Ovviamente noi siamo venuti a gennaio, quindi direi che è considerabile bassa stagione. Però devo dire che come prezzo, secondo me, dato che ci sono anche gli ingressi ai parchi, secondo me ci sta. Possiamo dire cosa non ci sta? No, che non si vede il castello. Che non si vede il castello se non sei nel club. Sì, non si vede. Non mi andrà mai giusta cosa. Effettivamente dal corridoio, io pensavo si riuscisse a vedere il castello dal corridoio. Invece no, il castello lo puoi vedere solamente se entri nei ristoranti. E poi neanche così, perché se entri nei nostri ristoranti lo vedi un po' dal lato. Si vede la punta, giusto. Per vedere il castello vero dovete prendere la Castle Club. E non so quanto costano, ovviamente vi conviene controllare sul sito per gli altri prezzi. Ovviamente non è economico
come hotel, però ci sta, ma fidatevi che il fatto di alloggiare direttamente, praticamente all'interno del parco, quando esci e quando entri, è un plus non da sottovalutare. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo hotel, ci passerete mai una notte qua dentro, l'avete già fatto? Discutiamo un po' di questa nuova apertura, non mi resta altro che darvi l'appuntamento al prossimo video direttamente da Disneyland Paris per scoprire un po' tutte le novità del parco. Woohoo! Arrivederci.